Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Abbiamo registrato commenti e interviste esclusive durante la presentazione dell'edizione 2020 del Centro Carnevale d'Europa lo scorso sabato. Ascoltate, ne vale la pena. Dopo il commento autorevole di Tasi, la maschera di Cento al secolo Emilio Venturi, al microfono di Marco Roboni, in questo servizio proponiamo gli attesi commenti del sindaco di Cento Fabrizio Toselli, che apre l'incontro mettendo in evidenza, tra le tante cose, come i disagi che 5 domeniche di chiusura del centro storico possono arrecare ai cittadini. Ma questo, sottolinea il sindaco, sono ricompensati con un ritorno d'immagine veramente importante di Cento. Ritorno d'immagine ed economici che il carnevale porta alla città del Guercino. Sentiamo le parole del sindaco. Ringrazio il patron Manservisi, il direttore artistico Riccardo, perché ci mettono l'anima, come sempre, ormai da 30 anni si diceva prima, e quindi insomma la trentesima edizione. Ringrazio e saluto anche le autorità militari che sono presenti in prima fila e li ringrazio perché sono anche loro parte fondamentale dell'evento, poi perché garantiscono appunto anche durante le domeniche di carnevale quelli che sono i servizi importanti per garantire appunto la sicurezza alle tante migliaia di persone che vengono a visitare le domeniche di carnevale. Poche parole per ringraziare, per dire che il Carnevale di Cento è l'evento per la città, è famoso in tutto il mondo, in tutta Italia, in tutta Europa. Mi è capitato, lo dicevo forse quest'estate col patron, che tra l'altro mi faceva vedere quel famoso sondaggio che è stato fatto a livello nazionale, che dimostrava quanto il Carnevale di Cento era conosciuto a livello nazionale. XE, che adesso va per la maggiore anche per altri sondaggi più nazionali o regionali, e dimostrava appunto da quel sondaggio che effettivamente il Carnevale di Cento aveva una notorietà a livello nazionale enorme. E raccontavo che mi era capitato di andare in Sardegna una settimana e ovunque entravi dicevi: dove sei? Di Cento. Tutti ti dicevano: ah, carnevale. Quindi questo per far capire quanto un'amministrazione, una città devono credere nel Carnevale di Cento. Il Carnevale di Cento che è un valore enorme, un valore economico enorme, perché il Carnevale di Cento è un indotto economico enorme per le attività che abbiamo nella nostra città, ma soprattutto per l'immagine anche che la nostra città ha appunto oltre i confini nostri. È un patrimonio da non disperdere, un patrimonio sul quale bisogna investire ancora di più. Già in questi anni abbiamo cercato di mettere di più, secondo me dovrà essere ancora maggiore l'impegno da parte della città, perché tutta la città, e qui un po' devo dire, insomma, lo dico da sindaco, mi piacerebbe che tutta la città capisse l'importanza del carnevale e dimenticasse anche un po' i famosi disagi, perché tutte le domeniche in comune il circuito è chiuso, non si riesce a entrare, e ci sono i problemi. Cioè, io credo che
per 5 domeniche questa città deve sopportare, i cittadini di centro devono sopportare i disagi, perché è molto più importante, diciamo, da molto di più rispetto a quei disagi che ci sono. Quindi ringrazio tutti, ringrazio l'associazione, ringrazio ovviamente tutte le persone che lavorano e collaborano all'interno della per la realizzazione di questo grande evento. Ringrazio soprattutto il Patron, ringrazio CMV, perché dall'anno scorso è l'ente che ha organizzato il carnevale. Vi ringrazio per il lavoro che hanno fatto e tutte le persone che appunto hanno lavorato, ma ringrazio soprattutto Ivano e Riccardo, e lo dico senza, veramente in maniera sincera, non c'è solo un rapporto di lavoro che ogni tanto è anche litigioso tra virgolette, perché ovviamente ci sono delle discussioni, e quindi, ma è giusto che sia così, perché i rapporti secondo me belli sono anche quelli dove si discute, ma alla fine, lo dico anche da parte mia, ho conosciuto delle persone a cui voglio bene, quindi credo che siano persone che vogliono bene alla città, che l'hanno dimostrato in questi 30 anni e che lo dimostreranno anche nei prossimi. Quindi grazie per tutto quello che fate, grazie per il vostro impegno e grazie anche per i vostri sacrifici, che sono tanti. Grazie a tutti, buon Carnevale 2020, sarà sicuramente un'edizione, spero, credo, più bella di quella del 2019, che è stata bellissima in termini di presenze, in termini di anche carri allegorici, in termini diciamo appunto di giornate, perché sono state 5 giornate bellissime, però sono fiducioso che anche il 2020 possa far conoscere la nostra città fuori a tutte le migliaia di persone che vengono e che si possono innamorare e capire quanto è bella Cento. Grazie a tutti. La parola poi viene data all'avvocato Riccardo Maccaferri, presidente di CMU Servizi, da 2 anni ha in carico il Carnevale di Cento, che, come si sa, viene poi affidato per l'organizzazione alla Manservisi Eventi. Sentiamo le parole di Maccaferri, che rimarca sulle difficoltà iniziali, poi superate. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. È sempre un'emozione quando ci troviamo qui in questo salone, perché normalmente questo salone ospita delle iniziative di altissimo livello. Noi di CMV Servizi quest'anno siamo particolarmente fortunati, perché in 2 circostanze abbiamo fatto parte di questo contesto, prima con la mostra del Guercino e adesso con il Carnevale, che, come diceva il sindaco, è senza dubbio l'evento che caratterizza la città di Cento. Ormai dico anche la mia città, perché sono più a Cento che a Terre del Reno. E queste 2 caratteristiche, il Guercino e il Carnevale, sono proprio gli elementi su cui, a mio avviso, la città e quindi l'amministrazione fa bene a puntare. In questo senso noi di CMV Servizi siamo stati onorati e da questo punto di vista anche molto felici di essere designati dall'amministrazione come il soggetto che appunto si adopera per questo tipo di iniziative. Avete visto il filmato? Già su quello secondo me ci si potrebbe fermare, perché quando si pensa al Carnevale e si vedono queste immagini, si capisce quanto sia un evento che trascina la città, i cittadini, che dia un'immagine di Cento in Italia, in Europa, addirittura nel mondo, perché lo sappiamo, insomma, il nostro Carnevale ha una connotazione addirittura di natura mondiale. E quindi l'obiettivo di CMV è quello di garantire una manifestazione all'altezza dell'anno scorso, visto e considerato che è stata definita l'edizione dei record. Quest'anno è ancora più bella la sfida, perché è il trentennale, e quindi insomma ci auguriamo che tutto possa andare come programmato. Ringrazio, sono sparsi un po' in sala, i dipendenti, i ragazzi di CMV, che naturalmente sono altrettanto importanti per far sì che l'organizzazione si svolga, e devo dire che da questo punto di vista l'anno scorso, pur essendo la nostra prima edizione,
Quest'anno, in effetti, le difficoltà sono state addirittura maggiori, ma le abbiamo superate e quindi siamo entusiasti di partecipare e di dare il via e lanciare questa manifestazione. Un'ultima nota, vi lascio perché insomma questi discorsi sono sempre, come dire, a servizio in realtà delle immagini e delle altre cose, e mi rivolgo alle associazioni carnevalesche, in effetti, e anche visto che ho questa splendida missa al mio fianco, se mia moglie dovesse chiamarvi, ieri sera ero con voi, mi raccomando. Chiudiamo il servizio a cura di Marco Rabboni con l'esclusiva intervista a Riccardo Doc Manservisi, direttore artistico della Kermesse Allegorica del Centro Carnevale d'Europa, che ci illustra le novità e sorprese di questa trentennale edizione. Attesa, tra le tante cose, attesa la Ferrari Formula 1 del campione del mondo Michael Schumacher. Le diplomazie si stanno muovendo per portarla a 100 e sul palco del Carnevale Centese, e tante altre sorprese che verranno svelate a tempo debito nello stile di Patron Manservisi. Ma adesso sentiamo Riccardo Manservisi. Riccardo Manservisi qua al nostro microfono. Si è appena conclusa la presentazione ufficiale del Carnevale, del Centro Carnevale d'Europa, edizione 2020, che corrisponde a un anniversario importante. Ce lo vuoi dire tu? Siamo ai 30 anni della manifestazione, sono oltre 400 quelli del Carnevale di Cento, ma il nostro Centro Carnevale d'Europa, gemellato con Rio de Janeiro, siamo al 30° anno, 30ª edizione, 90-2020, quindi cifra tonde, abbiamo voluto fare un grande investimento, un grande testimonial, J-Ax, quindi super personaggio già subito la prima domenica, abbiamo annunciato quest'oggi gli F65, la seconda domenica, che faranno ballare, scatenare tutta la piazza, e andremo avanti così, Rodrigo il 1° marzo, e poi le sorprese, come oggi abbiamo detto, ci saranno ancora da svelare qualcosa. Comunque già oggi il menù molto ricco, sempre benissime iniziative collaterali, ed essere qua ancora sempre sulla breccia è sempre meglio, è un grande risultato. Ecco Riccardo, cosa caratteristica questa edizione rispetto alle altre? Durante la presentazione sembra che qualcosa ci sia in più in questa edizione 2020. Beh, l'orgoglio innanzitutto di nuove new entry come la Kinder Ferrero, la più grande azienda italiana riconosciuta a livello mondiale, che ci ha cercato e siamo diventati i loro partner, saranno dentro la manifestazione, sarà presente Kinderino, il loro logo come all'interno della pentolaccia, e siamo orgogliosi di questo. Ovviamente ci sarà l'emendamento sempre del FUS, che ci vede sempre ai vertici a livello nazionale, e l'eccellenza a livello regionale dell'Emilia Romagna. Questo siamo molto contenti, la Cassa di Risparmio è sempre il nostro gold sponsor, la Cassa Cella, come ha detto il direttore, tutti gli attori sono presenti, e nonostante le difficoltà che hanno per le burocrazie che aumentano, le vicende sulla sicurezza, noi siamo sempre qua in prima linea per cercare di portare sempre indotto importante, come ha testimoniato poi l'ultimo sondaggio di XE, di oltre 5 milioni su tutto un territorio. Ecco, è importante questo sondaggio, è vero Riccardo? Esatto, ci fa riconoscere come uno dei pochi casi in cui la manifestazione è più riconoscibile della città stessa. Siamo riconosciuti veramente molto più del Guercino, molto più di altre in situazioni locali. E questo ci fa molto piacere, siamo più riconoscibili anche dello stesso come la sventura, come il terremoto, che è entrata veramente nel cuore di tutta Italia. Questo vuol dire che a volte le notizie positive riescono a battere le notizie negative, e siamo molto contenti, e ovviamente ha fatto il calcolo anche sull'indotto, appunto, come ho appena detto, su tutto il territorio. Quindi buon carnevale a tutti, Riccardo. Esatto, i motori sono già accesi, stiamo già decollando e tutti pronti per il 9 febbraio fino all'8 marzo. Molto bene, grazie. E grazie a voi sempre, gli amici. Perfetto. E dopo le parole di Riccardo Manservisi, chiudiamo anticipando che il prossimo servizio sarà dedicato alla presentazione degli eventi collaterali delle associazioni di categoria e di volontariato, ascoltando le parole dei loro responsabili. Noi amici vi salutiamo e vi diamo, come abbiamo detto, appuntamento al prossimo servizio, sempre riguardante il Carnevale di Cento, che oramai ha preso il via con l'inaugurazione e il taglio del nastro di sabato 25 gennaio. Ciao ciao!